Bentornati dal vostro Leferri e proseguiamo appunto con Pokémon Spada. Allora, vediamo un attimo, stavamo livellando un po' i Pokémon. La scorsa puntata è stata molto tragica da un certo punto di vista, poiché grazie al Pokédex, cosa che ho volutamente ignorato fino a questo momento, ho scoperto che purtroppo alcuni miei miti mi sono un po' caduti, perché ad esempio Rocky ha già raggiunto il primo stadio, nonché unico stadio a quanto pare, idem per Dreadnought. Mi aspettavo onestamente uno stadio in più sia per Rocky che per Dreadnought, vabbè, ok. Per cui li porteremo avanti, dato che comunque mi piacciono come Pokémon, però ci sono rimasto un po' male, vabbè dai, non importa. Allora, vediamo un attimo, cosa possiamo fare? Dovevo livellare un po' gli altri Pokémon della squadra, giustamente. Proviamo a livellarli un po'. Chi è sto qua? Ah, ok, va bene. Anche questo ha una sola evoluzione. Ciao King, ciao! Stavo giusto raccontando le storie della mia vita. No, sto scherzando, dai. Effetto normale, vai. Stendiamoli. Fra un po' andiamo a fare la palestra, eh. Il capo palestra, ok? Rocky, curati, bravissimo. Danni a Rocky, male. E elettrococcola, sì dai, dovrebbe bastare, dovrebbe essere più che sufficiente. Attacco rapido, grazie mille. Perfetto, bene. Wow, un punto. Un punto salute recuperato. Ciao Sabino ragazzi, ciao a tutti. Allora, volevo almeno raggiungere Corviknight. Far evolvere Corvisquire, però boh. Vediamo se ce la facciamo. Mia, che brutto sto Pokémon. Cioè, no, in realtà è molto carino, solo che è un po' sciocco. Va bene, dai. E mi sembra che abbia 3 evoluzioni, vabbè. Allora, possiamo fare Scintilla. Dai, vai. Bam! Però un bel Gyarados, quasi. Va bene, dai. Va bene, lasciamo stare, va. Più avanti. Da quando è iniziata la live? Un minuto, vai tranquillo. Machop vorrebbe imparare viso truce. Non mi interessa. Viso truce è quello che abbassa la difesa, non mi interessa neanche un po'. Va bene così. Allora, io ragazzi posso catturare fino al livello 40 adesso, vi ricordate? Non mi ricordo io. Ah, puoi catturare i Pokémon fino al livello 35. Ecco. I Pokémon fino al livello 50 seguiranno sempre le tue indicazioni. Ui la la! Ah, è vero, mi ricordavo anche sta cosa, che effettivamente dopo un livello alto non facevano più le mosse che gli dicevo, ma facevano quello che volevano. Bisogna stare attenti anche a questa cosa. Va bene. Dammi dei watt, maledetto infamone. Niente, mi è scappato. D'altronde con la bicicletta è difficile gestirla. Va bene, dai. Rocky, su, fai una bella scintilla. Niente, avevo voglia io di livellare Rocky, sì. Portarlo al livello 40, 45 e vedere se. Ma niente da fare, va bene dai. Non importa. Sono curioso di vedere Impidimp. Probabilmente gli manca un livello o due per aumentare, per evolversi, vedremo dai. E qua devo livellare un po' comunque. Devo livellare un po'. Scintilla, sto qua di livello 30. Non credo di one shottarlo. Ah, per pochissimo. Va bene, dai. Ferro artigli. Aglio. Ma neanche tanto in realtà. Non è molto efficace. Perfetto. E qua possiamo fare morso, per esempio, dato che abbiamo 25 pp. Perfetto. Una caramella extra small. Quanti punti esperienza ci darà? Boh. Anche Rolly devo livellare. Secondo me passa di livello verso il 30 e qualcosa. 30 e qualcosa. Ancora? Ok. Magari 34, 35, via per di lì. Chissà. Scintilla, vai. Questo qua lo one-shottiamo, in teoria.
Perfetto. Ogni volta che vedo quel buco nero lì, crea sempre un po' di suspense. Spero che succeda qualcosa, ma in realtà no. Ma in realtà no. Ehi là là, via. Poi con sta neve non si capisce una mazza, eh. E questa roccia qua che cosa fa? Un pezzo stella. Una Mega Ball. Sacchetto di polvo stella. Sta roba qua è roba che vale tanto al mercato nero. No, scherzo. Ancora tu, basta. Mi serve qualcuno da one-shottare. Allora, buon anno a tutti. Oggi ho visto l'episodio di Resident Evil 2. Non so se sono davanti e hai imparato, ma ho già notato un errore. Ho sprecato un sacco di munizioni quando potevi usare il coltello. Sì. Resident Evil 2 il remake, dici? Sì, buon anno anche a te. Buon anno anche a te. No, in realtà il coltello lo uso nei Resident Evil, ma non nel remake del 2, sai? No, non credo. Non credo di averlo mai usato lì. L'attacco tipo Shiva è bellissimo. Beh, ti è piaciuto comunque come serie, nonostante sia un po' più vecchia delle altre? Elettrococcola, morso, vai. Morso dovrebbe bastare. Perfetto, per un pelo però, mamma mia. Spero almeno che Rocky impari delle belle mosse. Presumo di sì, comunque, dai. Non ho motivo di dubitare. Ma Chop si evolve? No. Più avanti. C'è nulla qua. E questa vuole combattere, ve lo dico io. Sto cercando uno sfidante ma non riesco a trovare nessuno. Sono davvero super forte, ti va di lottare con me? Sì, se riesci a battermi ti farò un bel regalo. Oh, non ci regala mai nulla sta infamona. Ci regala solo belle parole e consigli. Freya, ho capito che è Freya, va bene, dai. Anche sta qua alla fine sembra quasi una subquest, eh. Ah, Scorbunny come il mio, ah. Va bene. Il treno di lotta è elettrizzato. E facciamo elettrococcola, che se anche fa poco, almeno è garantita la cosa. La paralisi, perfetto. E dopodiché gli diamo il resto. Vediamo. Ottimo, ottima scelta. Vai qua, scintilla. Chissà se alla fine di questa subquest ci danno qualcosa di bello. Ma vedremo, dai. Comunque bello Resident Evil, dai. La prossima volta che ne gioco uno in live, allora ti aspetto, mi raccomando. Dovrei ancora finire, Dead Space 3 in realtà. Impidip sale livello 26. La prossima scelta di Freya sarà Drizzile. Vuoi cambiare Pokémon? Non so neanche chi sia io Drizzile, per cui va bene. Mai visto. È un gecko emo. Vediamo se è d'acqua. Pare di sì, ottimo. Ottima scelta. Possibile che sia l'evoluzione del Pokémon Starter? No, non ci credo, dai. Non mi sembra. Tuoki? Benissimo, certamente che cambiamo Pokémon. Mettiamo Rolly. Sì, perfetto. Nei giochi horror sarò sempre in live. In ogni caso, guardo la programmazione, quindi no problem. No, è l'evoluzione del starter. Allora, lasciate che vi dica che secondo me è bruttino. Quindi lei ha tutti i starter in pratica, questa Freya. Nitrocarica, fiamma patto. Nitrocarica, vai, così aumentiamo anche la velocità. Ok. Ottimo. Guardi la programmazione. Sì, la programmazione del mio canale Twitch lascia molto a desiderare in realtà, perché non riesco a fare una programmazione strutturata bene, ecco. Specialmente lavorando su turni. È un po' improvvisata. Purtroppo. L'evoluzione di uno starter, sì. Tutti e tre gli starter a lei, ho capito, dai. Fiamma patto, cos'è che fa che non mi ricordo? Attacca il bersaglio con una colonna di fuoco, se usata con erba patto. Ah, ok. Ok. Ho capito, vabbè, fa 80, comunque usiamolo, dai, tiè. Non so, io continuo ad essere dell'idea che gli starter... Non lo so.
Io spero che non è molto efficace, porca troia, mettere via metà di vita. Va bene, dai. Ok, ok, va bene Alexander, va bene, va bene. Va bene, buon anno Paolo, buon anno. Che gli starter, a meno che non abbiano uno secondo stadio stupendo, al momento... Boh. 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 Non so. Hai vinto tu, che fenomeno, sei la stella delle terre selvagge. 9000. 9000. Ma sei davvero fortissimo, come ricompensa voglio darti una dritta. In questa zona si trova parecchia roba interessante per terra. Se la raccogli e la vendi puoi fare un bel gruzzoletto. Torna a sfidarmi, ti prometto che la prossima volta sarò più forte. Oh, dice sempre lo stesso consiglio, per terra c'è roba. Cerca bene. Mi raccomando, ho capito. Allora, qua non metto... Anzi, sì, dai. Tiè. Voglio nido... No, Rayorn. Rayorn e Raidon. Ok. Rayorn. Boh. Qua, ovviamente, facciamo morso che dovrebbe essere super efficace, credo. Certo che è buono, Paolo. Ma io li prendo tutti, anche se fanno cacare, eh. Questo qua comunque lo volevo. Mi piace un sacco. Questo mi piace un sacco. Aia. Tiè. Viso truce. Allora, vai con la Mega Ball o la Timer Ball? Con il passare della lotta, Sub Ball, Velox Ball, Scuro Ball. Pokéball, vai. Tac. Però, secondo me, è resistente. Porca vacca. Prossima volta, dai. Incornata, me lo ricordo. Vai con un'altra Pokéball, tiè. E vai. Bene, bene, bene. Nuovo livello per matchup. Si evolve al 42. Ok, ci vorrà un po'. Va bene, va bene. È molto forte, benché non particolarmente brillante. Cioè, è stupido in pratica. Se si scaglia contro un grattacielo, può raderlo al suolo. Ma che cazzo di descrizioni sono? Non hanno senso. Sono belle, eh. Sono un po' troppo epiche, credo. Però va bene, dai. Questo qua ce l'ho io? L'ho incontrato, però non mi ricordo se era selvatico o se era di un allenatore. Sì, ce l'ho questo, ce l'ho. Sgranocchio, vai. Bam! Perfetto. Va bene così. Ma secondo voi ragazzi c'è uno strumento che può incrementare i punti esperienza presi per livellare più facilmente? Livello 42. E sgranocchio, vai. Un'altra volta dobbiamo farlo. Vai. Parapapapa. Non tanto punti esperienza, eh. Va bene, dai. Ci accontentiamo. Andiamo via per di là. Fermi, fermi tutti. Cosa c'è qui? Ah, un Galvantula. Chi è? Galvantula molto forte. Aia, questo non va bene allora. Non va bene. È tantino, eh. Vabbè, proviamo, dai. Ci facciamo le ossa, toh.
tanto Rocky è invulnerabile, non è vero? Ciao 730, benvenuto, non è molto efficace, ok. Vai sgranocchio. Cazzo che botta. Ho l'idea che qui con Chinella non possa fare miracoli. Speravo in un tentennamento da parte di Galvantula, ma così non è stato. Incredibile, Rocky batte in velocità Galvantula, ottimo. No, livello 37? No, no, cosa livello 37? Ho letto male. 36. Ma chi livello 36? Vediamo un attimo. Lo potevi prendere, ce l'ho. No, ho già quello piccolo, va bene così. Vita al tiro. Chi la usa attacca per ultimo, ma il colpo è sempre infallibile. Potenza 70. 65, 60. Foca l'energia. Privazione. Allora, privazione, foca l'energia. Vabbè, questo qua, cancelliamo, toh. No, no, ho già quello piccolo, va bene quello. Va bene quello, non è un problema. Impidimp. No, non si evolve Impidimp, va bene. Ho già quello piccolo, Joltik, mi accontento di quello. Vediamo cosa vende questo. Cosa vuoi fare? Accedere al negozio, what? Velox Ball, va bene, Desio Blocco. Baratto, chi la usa sfrutta i suoi poteri psichici per scambiare l'abilità con il bersaglio. Sprizza lampo. Però questi DT qua, ragazzi, sono tutti in mono uso, giusto? 730, che giochi ti piacciono, se posso chiederti? Sei un appassionato di Pokémon e basta? O anche di altro? Questo qua non ci dà nulla. L'abbiamo già provato prima. Troppo tardi per l'evoluzione, ma io credo che in realtà se lo prendi lui evolve il primo livello che fa, o no? Super efficace, Totti, eh. Ok, ok, bene, bene. Che generazione di Pokémon conosci? Per me questa qui è la terza. La terza generazione, perché quella precedente era quella di oro e argento e quella prima ancora era quella di blu e rosso. Tutte le altre in mezzo purtroppo devo recuperarle. Un po' alla volta. Un po' alla volta. Tan. Ok. Un punto salute, wow. Tanta roba. Qui c'era un oggetto, mi pare. Scendiamo perché altrimenti è complesso. Radice energia, ok. Vediamo un po' come sono messi, ragazzi, i nostri Pokémon qua. 39, 28, 31, 24, 27, 30. Allora, per avere una squadra decente, secondo me... Ciao, Shabalabla! Dovremmo portare almeno 2-3 livelli in più questo. 3-4 questo. Insomma, tutti verso il 30, a parere mio. Perché lì il capopalestra, secondo me, ce li ha... Verso quel livello lì, insomma, mi verrebbe da dire. Questo non l'ho mica catturato. Impegniamoci, tiè. Gloom selvatico. Questo mi piaceva come design della prima serie. Questo qua dovrebbe essere l'evoluzione di Oddish. Quindi effettivamente lo voglio catturare. No, in realtà. In realtà no. Per cui va bene così, dai, tocchi. L'evoluzione di Oddish, se non mi ricordo. Paralizzante non ha effetto. Ben ti sta. E ha altre due possibili evoluzioni. Ecco, questa cosa non la sapevo invece. Questa cosa non la sapevo. Anzi, ti dirò che ho un lapsus. Non mi ricordo in cosa si evolveva. Non me lo ricordo. Weeping Bell. Possibile? No, no, no. No, no, quello è un altro coso. Quello è un'altra serie di Pokémon. Weeping Bell e Sprout. Vileplume e Bello Seme. Allora, Vileplume mi sa che è quella vecchia. Bello Seme invece non l'ho mai vista. Chi cacchio c'è qua? Ah, ok, ce l'ho già. Peccato, anche questo qua avrei voluto vedere un mega ragnone super cattivo.
E invece Galvantula, vabbè, ok, così è purtroppo. Tante amarezze nel Pokédex, tante amarezze, amarezze volevo dire. Io provo sempre a cercare Pokémon luminosi, no? Con i Watt. Ma questo qua allora, se non è l'evoluzione... Ah, ho capito. È l'evoluzione del... di quello con le corna diverse. Credo. Quello che se è maschio e le corna così, se è femmine... Ah, le orecchie, le cose cos'ha. Le corna cos'ha. Scintilla, vediamo. Non è effetto, giustamente. Dipende dalla pietra che usi. Quagsire. Questo va bene. Schianto. Mazza che botta. Morso. E vai. Carino come Pokémon questo. Quagmire. Dei Griffin, no. Quagsire. Non si evolve nessuno? Ok. Ecco, questo qua è facile da battere e va benissimo per livellare. Va benissimo per livellare questo. Domanda da $1,000,000 a King e a chi se ne intende di Pokémon. Ma qual è il segreto per far accoppiare bene dei Pokémon, diciamo? Cioè, c'è un modo per far diventare più forte la progenie che viene fuori? In qualche modo, non lo so, boh. Qualche barbatrucco, non so. Culo, ah ok. Non c'è un minimo di coso. Io ricordo che su 4 e Nature, cosa vuol dire quarto e Nature? Per me è arabo. E vai. Livello 28. Vorrei liberare attacca lite. Vediamo un attimo. Per il resto va molto fortuna. Allora, attacca lite. Chi la usa tormenta e fa infuriare il bersaglio, impedendogli di usare la stessa mossa due volte di seguito. Sbigo attacco. Bullo. Chi la usa provoca il bersaglio e lo confonde, facendo aumentare però di molto il suo attacco. È una merda, ho capito, dai. Via. Uno, due e... Tadà. Chi è? Non che attacca light sia meglio, comunque ok. Ma no. E anche questo mi si è spezzato il cuore a vederlo. Va bene, dai, non importa. Lotta, scintilla. Sì, dai, va bene. Individual values. Ah, non quarto, ho capito. Individual values e nature, natura. Ok, ok. Maledetto, sei protetto. E vabbè, facciamo morso allora, giusto per... Tanto è protetto, per cui... Niente, ho capito male a quanto pare. Elettrococcola scintilla, dai, to. E... Boltund si chiama. E prima si chiamava... Gimper, mi pare. Ve lo ricordate nella seconda generazione quel cane di tipo buio che sembrava tipo un mastino? Si chiamava tipo Doomhound, forse, una roba del genere, non so, boh. Molto molto carino. Era bello sia da piccolo che da grande, aveva appunto due stadi pure quello. Houndoom, ecco, sì, esatto, esattamente. Il contrario di Doomhound. Comunque sì, esattamente. Molto molto carino. Ma quanti ce ne sono di questi Pokémon qua?
una mandria tipo. La mandria di Pokémon. Niente, io volevo Corviknight, ma mi sa che ci manca ancora 2-3 livelli. Allora, Scintilla, vai. Sì, esatto, esatto. No, alcune cose me le ricordo, eh. Adesso spiegatemi. Ma protezione è una mossa prioritaria, perché non ci credo che il mio Rocky di livello 40 sia più lento di Dreadnought di livello 29. Cacchio. Sì, a priorità. Ah, ecco. Adesso si spiegano un po' di cose, va bene. E allora è buono come mossa, però. Dai, Machop, evolviti, maledetto. Niente da fare, vabbè. Questo qua va bene per farmare un po'. Dovrebbe essere tipo più 3. Ah, ok, ok. Vabbè, quasi quasi io adesso vado... vado dalla palestra, dai. E come va, va. È utilissima in doppio. Eh beh, ci credo, ci credo. Ah, cacchio. Ho finito i pipì di Scintilla. Vabbè, elettrococcola che fa veramente, veramente poco. Fa 20 di danno. Il nulla cosmico, però... però paralizza sempre, che non è male, dai. Adesso qua facciamo un bel sgranocchio che è forte. Tiè, ma dai. Uno di vita gli è rimasto, incredibile. Ops. Maledetto. Chi mandiamo in campo? Qualcuno di livello basso, così prende un po' di Machop? Rolly, dai. Sì. Attacco rapido, poco efficace. Beh, va bene così, toh. Perfetto. Rocky ha finito con le evoluzioni. Sì, sì, confermo, confermo. Botti in testa. Sì, dai, vediamo un attimo. Doppio calcio, nitro carca, fiamma patto, attacco rapido. Botti in testa, 70 di potenza e precisione 100. Può anche farlo tentennare. Di calci fatti con entrambi i piedi. 30 di potenza. Non lo so. Attacco rapido, perché alla fine 40, vabbè, non è nulla. Beh, doppio calcio vuol dire che fa 30 e 30, non 30 in tutto, perché 30 in tutto farebbe un po' cagare. Attacco rapido, dai, tiè. D'altronde non è che può campare sempre che gli attacchi prioritari base. 30 e 30, esatto. Doppio, giustamente. Questa non l'ho... ma perché ogni tanto è rossa, boh... Questo qua l'ho catturato, mi pare di sì, vero? Ho fatto una fatica boia a suo tempo. 50 watt. Dovrei prendere Goldin. Questo qua non l'ho mica preso, mi pare. Oh sì, vediamo un attimo. Sì, sì, dovrei avercela. Rosse sono quelle quali puoi prendere i watt. Sì, sì, no, è che c'è un glitch grafico che te le fa sembrare ancora... da fare, e invece non è così. Non so se ci hai fatto caso o no. Le vedi da distante sono rosse, te vicini sono grigie. Boh. Super efficace. Vediamo. Ok, perfetto. Aiuto fuoco di Rolly. Insonnia. Vabbè, facciamo questo, detto. Mamma mia, che culo. Adesso lo catturiamo. Mi mancava questo. Le mosse... ah, le mosse fuoco, intendi?
o acqua. Sì. No, no, questo l'avevo capito. È che hai scritto evita. Ok. Vai tranquillo. Il messaggio era chiaro. Ma in realtà è meglio così, perché se non fosse piovuto l'avrei disintegrato e non sarei riuscito a catturarlo. I Pumpkaboo mini amano accompagnare le anime dei bambini nell'aldilà. Porca vacca. Ciao Bago, allora aspetta un attimo, vediamo un attimo, vuoi dare un soprannome? No, ok. Chiudiamo. Allora, Tales of Arise è molto molto bello, a parere mio, come combat system. La trama è molto carina, ovviamente va a gusti. Ed è anche molto longevo, per cui ti dico, se ipoteticamente lo prendi anche leggermente scontato, vale comunque la pena, ecco. Non stiamo parlando di un gioco che spendi 40 euro, ci giochi 8 ore. Stiamo parlando di un gioco che ci spendi 40-45 euro e lo paghi e ti dura comunque minimo 40-45 ore, per cui direi che va più che bene, insomma. Fra l'altro, se mi dici su che piattaforma giochi, te lo posso anche trovare scontato, perché io ho un canale Telegram dove pubblicizzo giochi in forte sconto, per cui se mi dici guarda Tales of Arise mi interessa, me lo trovi scontato, appena cala di prezzo magari fra uno o due giorni ti mando il link, hai capito? Eventualmente è un canale dove ci sono 245 persone per il momento, per cui effettivamente ha un senso, insomma. Ciao Gorion. E allora cos'è che volevo fare io? Ah già, livellare un altro Parocchi, vediamo un attimo. Ecco, guarda qua che è rossa, ci vai vicino ed è rossa questa effettivamente. Però tante altre in realtà non lo sono. Tante altre non lo sono per un qualche motivo. Abbiamo un po' di Machoc, che è molto molto carino. Machoc ovunque. Chi è? Il tipo lotta contro chi è che è debole, che non mi ricordo. Mi verrebbe da dire il volante, ma non sono sicuro. E canale Telegram, scrivi punto esclamativo offerte e ti viene fuori. Punto esclamativo offerte in chat e ti viene fuori il link. Corvisquare si evolve al 38. Ah, però manca ancora un po', eh. Speravo un po' meglio. Cioè, speravo un po' prima, insomma. Vabbè, non importa, dai. Io volevo giusto fare 2-3 livelli a tutti i Pokémon, niente di più, niente di meno. E dopo andiamo contro il capo della palestra. Livello 32, bene. La sua ultima evoluzione l'ho già vista, perché è quella del volo taxi. E confermo che effettivamente è molto molto bella. L'unico, come si può dire, cosa che avrei da ridire, tra virgolette, è che è tutto nero, eh. Sì, lo so che è un corvo, però veramente è tutto nero quel Pokémon. Potevano mettere qualche dettaglio diverso, appunto tipo Corvisquire, dove c'è un po' di blu chiaro, un po' di blu scuro o il nero. Quello è proprio tutto nero, se non ricordo male. Nero come la pece. Si confondono quasi le forme, è un po' strana come cosa, comunque, ok. Dopo che sia bello, indubbiamente. Indubbiamente. Ma ciò che è bellissimo. Bellissimo, con quei dettagli rossi. Anche più bello di Machamp, direi. Machop, dai, prendi ispirazione, dai, su. Niente. Vabbè. Vediamo un po' come siamo messi, ragazzi. 32, 30, 32, 27, 29 e qua 40. Ok. Comunque, King, parlando di overlivellare, eccetera, eccetera, ok. Se al momento il gioco mi permette di comandare i Pokémon fino al livello 50, significa che il livello consigliato massimo per questa attuale parte del gioco è 50, presumo, o no? Ah, ma non ho ancora catturato sto bastardo qua. Wimpod, stupido.
perché fuggiva sempre. Adesso mi è venuto in mente. Devo usare allora la Velox Ball. Vediamo se lo trovo, sto infamone di un Pokémon vigliacco. Che... eccolo qua, incredibile ma vero. Proviamo. Proviamo. Velox Ball. Se usata all'inizio della lotta. Ma ho dei seri dubbi che riusciamo a prendere un Pokémon di livello 31. Senza fargli male. Incredibile. Beh, va bene dai, ok. Forse era questo lo scopo di questa Pokéball. Prendere quel Pokémon lì. Poiché mangia di tutto, anche immondizia e sostanze putrescenti, è detto lo spazzino della natura. Attorno alla sua tana regna la pulizia. Beh, giustamente, perché ci mangia. Ha un senso, ha un senso. Ah, eccola qua l'evoluzione, che carina che è. Vediamo se riusciamo a fargli del male. Vileplume. Ah, Bellossom, me lo ricordo, Bellossom. Sì, sì, è quello che tipo ha... La gonna di petali. Perché quando mi avevi scritto bello sole ho detto boh, non ho mai sentito io sto coso. Dopo mi è venuto in mente adesso Bellossom. Allora facciamo spennata ovviamente. Questo ce l'aveva Misty mi pare. No, aveva quello prima Misty. No no, vai tranquillo, vai tranquillo. L'importante è capirci. Vai tranquillo. Comunque, Bago, ti è piaciuto Tales of Arise? Oh là là. Io dovrei ancora fare l'endgame di Tales of Arise. Ok. Livello 41. Seccato. 1887 per Corvisquire. Wow. Questo qua sì che va bene. Da uccidere. Però non mi sembra che salti fuori spesso. Vabbè. Va bene, dai, quasi quasi io andrei a catturare un Onix per sfizio. E poi andrei... ah, ecco, sapete cosa? Qua sotto non ho guardato bene le cose. I Pokémon lì nella parte arida. Vediamo un attimo come sono. Veramente ci sono passato molto velocemente perché erano altissimo di livello, mi sa. Vediamo. Allora, abbiamo questo che non l'ho mai catturato. È tipo una lumaca, mi pare. Boh. E qua che... ah, questo qua mi sa che mi manca. Molto forte, però. Livello 47. Porca Eva. Effetto normale. Come ha messo Rocky? Capò. Siamo risposti da solo. Questo qua è un Pokémon d'acqua che non fa neanche una mossa d'acqua a livello 33. Buono, dai. Molto buono. Vediamo se c'è qualcosa di super efficace. Normale, poco efficace, normale, normale. Nessun effetto. Normale. Ma proviamo. Sarà una carneficina questa, comunque ok. A meno che non lo catturiamo, no, è impossibile. Livello 47 è impossibile, vediamo. Faccio una spennata giusto per vedere un attimo quanto danno gli facciamo. Questo capo palestra è il quarto. Sì, corretto, corretto. È il quarto questo. Gira vita. Non ha effetto su Corvisquire, bene. Perché effettivamente essendo una mossa di terra, immagino.
non ci ha preso. Ottimo, dai. Qua vedo un bel livellino. Qua aumenta l'attacco. Aumenta di molto. Ui là. Mi puoi dire i livelli dei Pokémon? Quali livelli? Quali livelli? Raddoppia l'attacco. Quella cosa lì della spada addirittura. Così forte è. Terremoto. Ben ti sta. Catturarlo purtroppo non potevo, per cui... Solo 500 di un livello 47? Ma che roba è? Vabbè. Questo qua che scappa è sempre lui. Oh, qua c'è un oggetto che non ho preso prima. Ah, ok, ok. Specie di Pokémon. Ah, già, che c'è tipo anche una sorta di evoluzione lunare di... forse. Ma non vorrei dire una fesseria. Cosa c'era lì dietro? Una mantide religiosa gigante, no? Allora, effetto normale. Hippopotas, livello 47. No, non ci siamo. Ma questo qua è cattivo, eh? Del 100%. Però. Poco efficace, normale. Niente, oh. Incredibile, ma non ho nessuno qua che sia super efficace contro quello lì. E figuriamoci, Dreadnought di livello 33 è quello che ci va più vicino. Effetto normale, ma proviamo. Contrattacco, contrattacco, metti che se lui mi fa delle gran male, gli faccio contrattacco io. Vediamo un attimo. Ma che grande che è sto coso. Allora, botte in testa, vai, vediamo. Pochissimo. È super efficace, bene. No, è troppo alto di livello. Rolli è forte, ma non così forte. Impidimp, false lacrime, garanzie, attacca lite, sbigo, attacco. Maledetto. Adesso... faccio fuori un altro Pokémon, dopodiché scappo. Nitro carica, vai. Figuriamoci, non gli fa niente. Ciao Fragomeli, ciao, ciao. Ok. Ha subito il contraccolpo, vediamo. Dai, proviamo l'ultimo. Impidimp. Prima volta per Impidimp, prima volta che si farà uccidere. Allora, vediamo un attimo. Sbigo, attacco. Chi la usa attacca con alta priorità, ma fallisce se il bersaglio non sta preparando un attacco. Vabbè. Proviamo questo. Wow. Ah, pure. Bastardo maledetto. Ma questo qua è uno di tipo drago, mi sa. Ma sarà sicuramente un livello altissimo, per cui è meglio lasciarlo stare, va. Stai mangiando molto tardi, direi. Va buono, vediamo un attimo, un sacchetto di polvostella. Beh, è meglio lasciarli stare, porca miseria. No. Hatrem. Mai trovato, per cui boh, fuga, ciao.
Niente. Ma sapete che quasi quasi forse riusciamo a batterlo. Vabbè, fa lo stesso, dai. Era un Pokémon raro? Mi sa di sì. Ormai. Pazienza. No, 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 Sabino, no, 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 non dirmi, non spoilerarmi tutto, no, 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 no. Non ci siamo, non ci siamo. Questo qua è bellissimo, cazzo, deve essere l'evoluzione. Che cacchio era quel robo lì, oh? Che Pokémon era quello? Era bellissimo. Sarebbe stato utile, porca miseria. Va bene, dai. Ma ero messo mod cancella. No, no, vabbè, dai, non leggo, non leggo. Alla fine, se scrivete altri 5-6 messaggi, la chat va in su e non vedo nulla, non vi preoccupate. No, perché comunque voglio un po' di... oh, Machamp. Voglio un po' di... come si chiama? Di effetto sorpresa, ecco. Questo qua è Rhino, sì. Quello lo uso nel monotype volante, si chiama Braviary, è bellissimo. Ma è l'evoluzione di Tranquil per caso? Mini fungo. Rufflet, mai sentito. Allora è proprio nuovo per me, non so proprio chi sia. Ok, eccolo qua Corviknight, si mette tutto nero, boh. Allora, vediamo come si è messi i livelli dei Pokémon. 33, 31, 33, 27, 29, 40. Vabbè, dai, ok, ok. Ok. Andiamo dal capo palestra, dai, su. Che? Andiamo a fare la palestra. Di quinta generazione. Ah, non l'avevo mai visto. Mai visto proprio. Utile a sapersi. Sapete cosa? Machamp, onestamente, non so che senso possa avere. Beh, vabbè, dai, proviamo, proviamo. Andiamo di qua. Hai visto lo stadio di Knuckleburg? È davvero massiccio. Anni fa anche Rose hai partecipato alla Coppa Campione, lo sapevi? Pensa che è arrivato secondo e da quel momento in poi la sua carriera ha preso il volo. Uffa, a me il curry piace dolce, perché papà me lo fa sempre così amaro? Allora, Bago, adesso te lo dico. Io ho giocato la prima generazione con rosso e blu e poi oro e argento. Basta, da lì c'è proprio un buco fino a qua. Però li voglio recuperare tutti un po' alla volta, eh. Lo stadio di Knuckleburg funge anche da centrale energetica. Infatti vorrei prendermi Pokémon Let's Go Pikachu. Ecco, diamo un'occhiata alle informazioni sul mio tablet. Se vuoi un Machamp fammi sapere, che non so se ricordi come si evolve da un Machoke. No! Non si evolve con i livelli normali. Visto, il funzionamento della centrale viene descritto in modo chiaro e semplice, ma non si capisce niente. La torre dello stadio di Knuckleburg assorbe energia, che viene poi inviata alla centrale sotterranea dove viene trasformata in energia elettrica, alimentando l'intera regione di Galar. Fonti di energia come l'elettricità, il gas e l'acqua sono essenziali per le nostre vite e la nostra società. Le aziende del mio gruppo puntano a sfruttare l'energia delle Desiostelle per lo sviluppo della comunità. Il lavoro mi chiama, meglio che mi metta in marcia prima di far arrabbiare Olive. Leferri! Ti consiglio di fare una visita alla sala dei tesori. Credo che la troverai molto interessante. Per arrivarci, una volta fuori dallo stadio, basta andare verso il percorso 6. Ok, l'ho già vista, per cui ok.
Vediamo un attimo. Questo qua ci regala una Pokéball di qualche tipo. Ehi là, chi si rivede? Chi sono? Che domande? Sono io, il tuo affezionatissimo Ballino. Vedo che la tua squadra è di alto livello. Colgo la palza al balzo. La palla al balzo per regalarti una Pokéball davvero alto locata. La palza al ballo, eh. Ok. Hai ottenuto una Level Ball. Vediamo un po'. Funziona particolarmente bene con i Pokémon di livello inferiore a quello del proprio. Come si usa la Level Ball? Partiamo dalle basi. Più alto è il livello del tuo Pokémon rispetto a quello che stai cercando di catturare, più efficace diventa. Pazzesche le Pokéball, vero? Ce ne sono davvero per tutti i gusti. Io vorrei anche comprare un po' di ste Level Ball, dato che effettivamente catturare i Pokémon di livello basso ormai è difficile. E... chissà, se la vuoi sapere chiedi, ma magari prima fai delle prove. Ok, ok. Beh, a Machoc ci arriva comunque per conto suo, spero di sì. Ciao Graziano, ciao. Allora, qua nessuno parla. Ok, questi. L'ascensore non può essere usato adesso. Va bene, grazie. Benvenuto al Pokémon Market. Vediamo un po'. Pokéball e Megaball. Pokéball 26. Ok, benissimo. A posto. Benvenuto nel negozio di divise. Chiudiamo. Ci arrivi? Ah, Machoc ci arrivo. Bon, bene, bene. Allora dopo vediamo, dai. Dopo vediamo, dai. Io spererei ci sia anche Cubone e Marowak, che sono bellissimi, però ho dei seri dubbi al riguardo. Sarebbe troppo bello se ci fossero così tanti Pokémon della prima generazione in questo qua. Cubone bellissimo. Lefarry, vedo che stai facendo incetta di medaglie, eh? Il tuo rivale per la pelle, Hope, invece, che gli succede? Ultimamente è alquanto strano. Ogni volta che mi guarda mi chiede scusa e non ho idea di cosa gli passi per la mente. Aiaia, è rimasto traumatizzato. Sarà forse giù di morale per una sconfitta? Sì, ha perso contro Bit. La sconfitta ci spinge a ripensare le nostre strategie ed è solo così che si diventa più forti. Hope diventerà di certo un grande allenatore. Ah, devo andare. Se faccio tardi l'appuntamento con il presidente, dovrò subirmi la romanzina di Olive. E non so nemmeno la strada. Ora che ci penso, Lefarry, perché non passi a salutare Laburno? È il mio più grande rivale e l'ultimo capopalestra che affronterai nella sfida delle palestre. Dovresti trovarla, la sala dei tesori, subito prima del percorso 6. Ma no, vabbè, ma dai, ma niente di grave, ragazzi. Andate tranquilli. Andate tranquilli. Alla fine, anche sapere, che ne so, un Pokémon come diventa è un piccolo spoiler, però non è che si può evitare tutto, insomma. Ad esempio, se non avessi guardato il Pokédex, io sarei ancora lì a cercare di far evolvere Boltund, per cui va bene. Allora, questo qua vuole quello tossico. Laburno. Oh, tu sei lo sfide palestra sponsorizzato dal campione. Aspetta, com'è che ti chiamavi? Ah già, Lefarry. Se Dandel ha fiducia nelle tue capacità, vuol dire che arriverai in alto un giorno. Ma se vuoi affrontare me, dovrai prima ottenere 7 medaglie. Sì, lo so. Sono qui solo per vedere la sala dei tesori. Ah, sei qui per la sala dei tesori. Ottima idea. Attraverso le storie si può sempre imparare qualcosa in più sui Pokémon. Sai che ti dico? Vieni, ti faccio vedere come arrivarci. Beh, qua dietro. Non è che ci voglia un esperto navigatore per arrivare alla sala dei tesori. Allora, guarda, ti do pure la mia carta della Lega Pokémon. Bene. Allora, la sala dei tesori si trova in cima a quella scala. Ah, grazie mille, se non c'era lui mi sarei perso probabilmente. Solo le persone autorizzate possono entrare nella sala dei tesori. Ma io sono raccomandato, per cui vediamo un attimo. Allora... un tempo Knuckleburg era il centro della regione di Galar. Nella sala dei tesori, che si raggiunge salendo le scale, sono conservati oggetti di grandissimo valore storico. Ehi, che fai? Non vai alla sala dei tesori, c'è anche la tua amica ricercatrice. Ah, allora andiamo subito. Eccoci qua. Povero Hope, come allenatore ci sta prendendo sberle a destra e a manca, e Dandel è convinto che possa essere un ottimo allenatore. C'è pressione addosso sto ragazzo, sì, sì, sì. Beh, d'altronde, uscire dall'ombra. L'avevo vista questa qua. Fascino.
Uscire dall'ombra, dal campione, non deve essere mica facile, eh? È pessima come cosa. Sono un po' come i figli d'arte, no? Quando tu sei ipoteticamente figlio di un grandissimo attore, hai un peso sulle spalle, non indifferente, o se sei un figlio di un cantante, eccetera, eccetera. Non è sempre positivo, anzi, spesso volentieri è negativo, perché... Ok che può essere una spinta, però... Però... Ah, eccoti! La sala dei tesori è un gioiello per gli occhi. Guarda, non sono meravigliosi. Questi arazzi raccontano la storia di Galar. Due giovani contemplano una desio stella. Una calamità li coglie di sorpresa, disorientandoli. Qui la spada e lo scudo sventano la catastrofe sotto lo sguardo dei due giovani. E infine, eccoli che indossano la corona e si sposano. Beh, stanno stringendosi la mano, per cui, vabbè. Questi quattro arazzi illustrano la nascita del regno di Galar. Dimmi, giovane sfide palestre, noti niente di interessante in queste immagini? Gli eroi quindi erano due? Mi ricordano la notte oscura. Proprio così, dici bene. Questi arazzi rappresentano il vortice nero che oscurò i cieli di Galar, descritto nella leggenda come una terribile catastrofe. Ma osserva bene. L'eroe di Galar è uno solo? O non bisognerebbe invece prendere atto dell'esistenza di due eroi? E cos'è in realtà la notte oscura? Sento di avere una visione più chiara adesso. Parlare con te mi è servito, grazie per essermi stato a sentire. Continuerò le mie indagini. Questi arazzi hanno più di qualche segreto da svelarci. Tu tornerai alla sfida delle palestre, immagino. Io faccio il tifo per te. Tieni, ti sarà utile. Sono sicuro che collezionerai una vittoria dietro l'altra. Ciao Carmine, buon anno anche a te. Due revitalizzanti. Bene. Mi chiedo dove potrebbero trovarsi adesso la spada e lo scudo che respinsero il terribile flagello che si abbatté sulla regione. Questo arazzo raffigura due giovani che contemplano una desio stella. Ah, ok. Sì, sono le robe che hanno detto prima, insomma, niente di più, niente di meno. Non serve rileggerle. Via. Solo la spada e lo scudo. Ho visto, sì. Ho visto. Possibile che... lo scudo sia un Pokémon? No, non lo so, boh. Io so solo che ho uno strumento che è tipo scudo arrugginito che va dato appunto a Zamazenta, credo. Boh. Negli arazzi della sala dei tesori è rappresentato l'eroismo che ha caratterizzato la storia di Galar. Potremmo dire che l'eroe della Galar di oggi è il campione Dandel. Stammi a sentire le ferie, il tuo obiettivo è battere il fuoriclasse Dandel. Quindi c'è da rimboccarsi le maniche. Supera il percorso 6 e vai ad allenarti all'Ethermore. Un tempo Knuckleburg era il centro della regione di Galar. Ok. Ok, vediamo un po' se il percorso 6 adesso è fattibile. Sì. Qua i rompiballe non ci sono più, ok. Vai all'Ethermore. Ma quindi, questa città qua, io pensavo che fosse il quarto capopalestra. In realtà è Laburno che è l'ultimo. Quindi io devo andare... Porca miseria. Devo andare avanti. Mi ha ingannato questa cosa. Infatti mi sembrava strano che il tipo drago fosse come quarto coso. Va bene. Qua c'era un oggetto che per... sbaglio mi è scappato. Vabbè. Di solito nei ponti c'è un sacco di roba da prendere. In teoria. Qua però non vedo nulla. Ah, poverino. Ma che amore questo Silicobra. Guarda che occhietti adorabili. Oh, come me lo sbaciuccherei. Noi del team Miguel siamo qui per assicurarci che questo piccolo Silicobra possa riposarsi in santa pace. Vabbè. Ragazzi, mi fate passare? Farò pianissimo. Prometto che non sveglierò il Pokémon. Ah, sì, come no. Prego. È un po' fatto come Pokémon, sì. Oh, Leferri, anche tu stai andando all'Ethermore, giusto? Ehi là, ragazzi, ci fate passare, per favore? What? Con tutto il rumore che fate voi bambocci? No che non vi facciamo passare. E poi avete pure quel pulsino sfida addosso. Gli sfida palestra come voi mi danno sui nervi.
Con il chiasso dei vostri passi finirete di sicuro per svegliare il piccolo Silly Cobra. Ok, ok. Le fare, se non ci fanno passare, come ci arriviamo all'Ethermore? La sfida delle palestre non può aspettare. L'unica è sfidarli. Fammi pensare. Ok, però bisogna trovare una soluzione e in fretta. Adesso li sfidiamo, sì, non ti preoccupare. Ma prima facciamo una piccola pausa tattica. Per cui andiamo qua e dico a chi ovviamente già non lo sa che qui sopra ci sono i vari social, Twitch, Facebook, Instagram, TikTok e la pagina di... Niente, basta. Ok, e andiamo avanti.